siamo con queste due donne che vendono un po' di ananas e avocado. Ah, guarda quanto è pesante. Can I try to lift it, please? È pesante. Pensa almeno un 15-20 kg. Very good. Mamma mia, you are very strong. Very strong. E guarda qua, un'altra con pieno di avocado. E pure avocado. Guarda. Mamma mia, vai io. E lei c'ha anche un bimbo potente, ok? Good. Thank you. Thank you. Thank you. Mamma mia, vai io. Siamo Aldo, Vera e Totò. Negli ultimi 7 anni abbiamo letteralmente fatto il giro del mondo a bordo del nostro fuoristrada camperizzato, visitando oltre 70 paesi su tutti i continenti. Eccoci qui all'Equatore per la terza volta, direzione emisfero meridionale. Adesso siamo in Africa e realizziamo video senza filtri, mostrandovi la realtà del vero vivere viaggiando. Clicca su iscriviti e unisciti alla nostra avventura. In tranquillità in frontiera, come hai dormito amore? Benissimo. Siamo. Poco però. Abbiamo svolto poi in mattinata tutte le pratiche, quindi pagato i $25 per la tassa circolazione, preso un po' di valuta, un poco di scellini tanzanesi, 2600 circa, corrispondono a un euro. E adesso siamo qui. E amore, benvenuti in Tanzania, paese numero 76. E si continua. È completamente cambiato rispetto a Uganda, Ruanda e Burundi. Già è più secco, non vediamo nuvole, non piove, siamo anche un po' più in altitudine, un po' più bassa, quindi fa leggermente anche più caldo. Ecco perché gli animali stanno migrando. Finalmente un paese africano dove possiamo fermarci sul scio della strada e farci due bei panini pieni di avocado. E non avere paura che qualcuno viene, ci circonda o ci attacca. Devo dire che avocado qua sono buonissime. Per un euro compri un 12 avocado così grandi, belli, carnosi, cremosi. È la mia gioia, mangiare avocado ogni giorno è la mia gioia, mamma. Sono felicissima. Quando siamo in questi paesi è d'obbligo. Mamma mia. Ieri sera siamo arrivati qui in questo villaggetto un poco tardi e non sappiamo dove andare, non c'erano campeggi, non abbiamo trovato un albergo con un parcheggio sicuro. Siamo venuti alla stazione di polizia e ci hanno messo fuori a una prigione. Qui dietro di me a sinistra ci sono le celle, c'è una prigione con dei detenuti. Più sicuro di così non si può. Ed eccoci qua di nuovo sul lago Victoria. C'è un traghetto da prendere se vogliamo continuare lungo questa strada. Stanno costruendo un ponte, non lo sapevamo. Forse tra qualche anno si potrà andare direttamente senza dover prendere il traghetto. Uno di quei classici traghetti tutti incasinati, speriamo che non ci parcheggiamo 3 mm dall'altro veicolo. Siamo volutamente rimasti qua perché non volevamo stare in coda. Ma avere un posto in prima fila, amore. Sì, con il prossimo traghetto staremo primi là con una vista bellissima. Quindi. E anche adesso, mentre aspettiamo, ci guardiamo sulla Rocky Bay, questa qua è la baia delle rocce, guardate sì. Che bella, amore, fai vedere. Ma
massimizziamo i tempi mentre il traghetto è in movimento. L'amore mio sta facendo il pranzetto, classico panino con avocado, aglio, olio, nel caso mio peperoncino. Com'è amore, com'è? Buono. Siamo diventati avocado dipendenti. Ragazzi, cercavamo un posto dove stare per la notte e ci siamo fermati fuori a un cancello blu. Il proprietario è uscito fuori, uno manita, anche lui viaggiatore, e ha insistito che restassimo con lui qui a casa sua stanotte, come ci ha ospitato, insomma. Ed è un villone bellissimo sul lago Victoria, vedi il tramonto proprio che ti cala proprio lì sull'acqua. Vediamo qua le cose, non voglio far vedere che filmo, però vi racconteremo tutto più tardi. Da dove incominciamo, amore? Gli ultimi giorni vicino al lago Vittoria sono stati meravigliosi. Siamo stati a casa di questa persona che adesso, insomma, è diventato amico. Sì. C'è stata una forte connessione. Dovevamo stare solo una notte, siamo rimasti quasi una settimana. Non voleva che andassimo via, quindi... Ci ha chiesto di rimanere anonimo, sì. Rispettiamo la sua privacy. Ovviamente non... abbiamo filmato, abbiamo fatto, ma non vogliamo divulgare le foto della casa. Siamo stati in un paesino, sì. Sul lago Vittoria, quindi la vista però ve la possiamo far vedere. Sì, è spettacolare, senza unico, prezzo. mamma mia. Dei tramonti, sì. Sul lago, dietro a queste isolette, anche l'alba dall'altro lato. E tutti gli uccellini, sì, che cantano, ha un giardino meraviglioso, erbe, tantissime, infatti abbiamo bevuto, sì, coltiva, tante tisane, sì, fiori, alberi, sì, frutta, verdure, bello. Ci mancava sta cosa, perché quando andammo in Oman non avevamo la possibilità di andare a casa di qualcuno, non perché non ci avessero invitato, ma perché stavamo facendo questo tour dei campeggi selvaggi di Oman e eravamo con i nostri amici, anche con i nostri amici, sì. Quindi abbiamo aggiunto questo tassello che ci mancava e abbiamo anche provato una pietanza tipica omanita, fortunatissima, perché tipo la cucinano due volte all'anno, molto speciale, sì, si fa per Eid, queste occasioni qua, ma allora abbiamo degli ospiti che sono venuti attuali da Oman, quindi ce siamo capitati anche noi. E si chiama Orsia ed è fatta con pecora, viene cotta lentamente tipo per ore, tutta la notte, e riso che viene anche questo stracotto, quindi si fa questa poltiglia che a me non convinceva, perché dico, ma perché non la mangiano riso e carne così, come... E invece diventa questa cosa marroncina tipo Play-Doh speziata, che si accompagna con una salsetta, mamma mia, sì, chiamata torsia. Sì. Che è una salsa in agrodolce con uvetta, datteri, pomodoro, ovviamente zenzero. Anche un po' di... O il ghi, se sì, il burro clarificato. Con un po' di peperoncino. Sì. È buonissima. Mamma mia. Veramente siamo purificati, tutte queste tisane. Abbiamo fatto pizza. Oh, sì, ho fatto la pizza. Abbiamo provato di fare, sì, perché il suo forno non è adatto per le pizze, ma fortunatamente sono così. Buoni, edibile, sì. Ieri abbiamo mangiato il pesto. Col suo basilico. Aldo ha fatto una pasta con pesto molto buona. Abbiamo bevuto tantissime tisane con zenzero, sì, il tè allo masala chai, buono. Piante. Ah, ci ha portato al ristorante a mangiare il paneer, il, sì, formaggio quello, sì, là indiano. Veramente una persona, sì, eccezionale. Infatti lo aspettiamo in Italia. Molto intelligente, molto umile. Speriamoci verrà a trovare. Bellissimo dentro. E doveva capitare questa cosa perché noi eravamo sulla strada per andare a Serengeti e lui ha amicizie lì. Quindi se non l'avessimo incontrato saremmo entrati in un'altra entrata. Non avremmo visto niente, perché gli animali quest'anno apparentemente la migrazione è incominciata più presto. C'è la grande migrazione, che è una delle meraviglie naturali del mondo, la più bella che esiste, Serengeti, il parco più famoso al mondo, costoso, quindi facendo più costosi, sì. Parliamo di diverse centinaia, sì, di dollari al giorno, un, sì, giorno per stare lì, quindi campeggi costosissime. Quindi, avendo questi appoggi e queste conoscenze, sì, già sappiamo che sono nel lato nord, sono nella regione dei Mara, più vicino al Kenya rispetto alla Tanzania. Sì. Ci hanno detto da dove entrare, sì, dove stare,
Sì, siamo veramente un aiuto sì. enorme. Quando uno dice le coincidenze, che poi sì. non sono coincidenze, dove cosa succede? Quindi sì, siamo ricaricati, tutto lavato, noi vestiti. Tutto lavato, tutto siamo. Era un break siamo che ci voleva. Dopo Burundi, sì, sì. sembrava che siamo stati un resort di 7 stelle, non 5. Quindi bello quando ti capitano. Esperienze così, connessioni così sì, poi... è molto bello. Questo è bello del viaggiare. Là è il Serengeti, questa qui è l'entrata ovest, ma noi andremo a nord, circa 150 km più a sud da qui. Siamo entrati nel Serengeti, questa è la strada per arrivare all'entrata del Serengeti. Abbiamo 90 km di sterrato. Speriamo di avere meglio tramonto. Siamo a metà strada dei 90 km di sterrato che ci porteranno all'entrata nord del Serengeti. Ci sono tutti i bambini e bambine che tornano da scuola con le uniforme, però passiamo, li impolveriamo tutti quanti, ma comunque qua ognuno guida velocemente, anzi molto più veloce di noi, quindi sono abituati. Mi dispiace che si fanno proprio neri, scusate il gioco di parole. Siamo arrivati al Serengeti, ecco qui la fauna selvatica del Serengeti. Ti rispondo. Si sono girate tutte. No, è più avanti, ancora 41 km. Abbiamo acchiappato il mercatino del paese. Vediamo tantissimo fumo all'orizzonte, non sappiamo se è un incendio o qualcosa simile, non lo so, però non si vede niente. Onestamente non pago centinaia di dollari per andare a vedere fumo, quindi vediamo che ci dicono al cancello. Guardate qua. Sono accesi da persone, vedi? Sono rotondi. Oh? Sono fuochi accesi da persone. Mamma, che puzza. Guarda un altro là. Non è, non guarda, vedi? Che puzza. Vedi? Sono accesi da persone, vedi? Là, là. Guardate che nuvola. Che stanno facendo? Che nuvola. Non si può respirare. Vedi, fanno questo, guarda pure qua, vedi? Non si può respirare. Sono accesi da persone. Perché? Perché fanno questo? Guarda là pure, vedi? Non è che c'è stato incendio, lo stanno bruciando. Come dico sempre, il tempo è il patrimonio più prezioso per un overlander. Oggi non entreremo a Serengeti perché ci hanno detto che tra qualche giorno sarà l'evento principale più bello di tutto l'anno che avviene qui durante la migrazione. Ci siamo informati e ci hanno confermato che questi incendi che abbiamo visto sono fatti appositamente per evitare che gli incendi da fuori entrino nel parco. Quindi facendo questa linea di erba bruciata l'incendio non si estenderebbe fino a entrare a Serengeti. E abbiamo fatto amicizia con alcuni ranger, con alcune guide e ci hanno detto che ci daranno il punto esatto dove entrare per andare a vedere questo famosissimo evento. Perché questo? Perché per entrare nel Serengeti devi lasciare un rene alla biglietteria. Un giorno, 24 ore, due persone con una macchina, una notte in campeggio costa $500. Il secondo giorno, se vuoi stare un giorno in più, non paghi 200 per la macchina, però paghi comunque $82 a persona e 35 per il campeggio. Allora abbiamo detto, guarda, aspettiamo un attimino all'esterno, quando ci danno la chiamata, veniamo e massimizziamo le 24 ore soltanto che potremo permetterci. Quindi per ora si aspetta. Abbiamo aspettato un pochino in più di quello che pensassimo, però finalmente oggi ritorniamo al Serengeti.
E niente, siamo stati in un alberghetto qua vicino, ci siamo riposati un poco, messi in linea con i video e soprattutto organizzati per i prossimi paesi, quindi siamo contenti, è stato un buon investimento. Inoltre questo piccolo ritardo ha fatto sì che potessimo organizzare un pacchetto direttamente dall'Italia, ma ve ne parlerò in un altro video. Amore, hai preso i biglietti? Sì, un sacco di soldi, mamma mia. Abbiamo 24 ore per uscire nel nostro intento. E poi così! Qua ragazzi, Totò nella savana con gli ammortizzatori nuovi, qua proprio una fragola. Stiamo fluttuando sul corrugato a 70 km all'ora. Guarda qua, siamo non lo sento proprio. La differenza con quelli vecchi si sente. Sì. Tu volevi la prova fuori strada, ti ricordi? La stai avendo adesso. Bellissimo, bellissimo. È proprio un coltello che va nel buco. Per decine e decine di chilometri non c'è niente. Spazio, non lo so, alberi, vediamo fino a orizzonte questa savana, bellissimo. Oh, guarda, guarda. Wow, guarda. Wow, wow. Sterrato, un brecciolino, la pressione delle gomme che adotto è di 24 PSI, che se ricordo bene sono circa 1.7-1.8 bar, e tranquillamente anche nelle curve a 50-60 il motore sta bello stabile e non derapa, a meno che non voglia io fare una bella derapatina. Ragazzi, ci siamo quasi, siamo vicino al fiume Mara. E lì è dove la action sta avvenendo. Speriamo bene che vedremo qualcosa di bellissimo. Perché finora non c'è stato molto in giro. Sì. Abbiamo parlato con una guida e ha detto di seguire la macchina davanti a noi. Quindi ha dato le indicazioni, apparentemente sì. C'è un gruppo grosso di gnu che sta attraversando il fiume. Speriamo. Speriamo. Questo è quello che vogliamo vedere. Siamo sempre qua a domandare, ma male che non fanno i cattivoni, ci dicono le cose, perché in genere non ti dicono sempre le cose. Hi, sorry, any crossing of the wild beast on the river? Yes. I already crossed. So no more? But just follow the yeah. Jeeps. Yeah. Detto la guida, Hakuna Matata. Good luck. Quindi buona fortuna. Ci hanno attraversato, però stanno attraversando ancora anche delle zebre. Bello, bello, andiamo a vedere. Non perdiamo quella avanti. Mamma mia ragazzi, quanti ce ne sono. Ora sto tagliando le scarpe per andare su. Vai amore, acchiappa tutti. Decine di migliaia, centinaia di migliaia, tutto pieno di queste macchiette nere, quanti gnu, è bellissimo. Siamo fermi, in attesa che gli gnu facciano l'attraversamento del fiume. Siamo noi e altre 50 macchine.
stiamo girando, stiamo facendo un piccolo loop, un circuito, ma questi sembrano poi in attraversa il fiume, hanno paura di nuotare oggi. Comunque quasi tramonto, quindi dobbiamo incominciare a cercare un posticino dove restare o avviarci verso il campeggio. Comunque vediamo un attimino cosa fare, non lo so, siamo un po' spaesati, ma riusciamo a essere, comunque è bello, guarda qua, guarda lì. Allora, siamo persi nel Serengeti, purtroppo non ci sono indicazioni, c'è pochissimo internet, ci hanno dato informazioni sbagliate. Praticamente abbiamo preso il campeggio per stasera, che ci hanno detto che era circa 30 km dal fiume. Veniamo qui verso le 7, già in ritardo perché purtroppo siamo persi lì su nei vari punti di osservazione. E il ranger ha detto: no ragazzi, voi non potete guidare di notte perché sono 130 km da qui al campeggio pubblico. 130 km di notte su una strada sterrata, corrugata. Ho fatto stare qui, fortunatamente ha detto: vabbè dai, state qui per stanotte, non è preoccupata, ha fatto un'eccezione perché voleva farci pagare altri 40-50 ore in per fare parcheggio special campsite, che nient'altro è che un pezzo di terra tra erba secca senza nessun tipo di servizio. Ci dispiace un poco perché mi piacerebbe fare una doccia, questo sì, la però... doccia è mandatoria. Comunque va bene così, purtroppo siamo tristi un po' perché abbiamo visto un paio di volte attraversare il fiume decine di migliaia di gnu. Però zebre, niente, sì. Anche zebre, però quando la parte bella è quella che appunto attraversano il fiume Mara e vanno dal Serengeti al Masai Mara in Kenya verso nord. Adesso... Non è che attraversano tutti quanti, attraversano in gruppi separati. Vanno avanti indietro sì. Quindi c'è una zanzara. Ci sono tantissimi turisti, quindi poi anche le guide un po' rompi balle perché ovviamente tu sei un privato, sei venuto per i fatti tuoi e non vogliono che vai davanti. Ora che sappiamo tutte queste cose, domani con un pizzico di fortuna dovremmo riuscire al nostro intento. Se no, comunque è stato bellissimo. Adesso però mangiamo qualcosa perché nell'albergo noi siamo organizzati, infatti sapevamo che qui sarebbe stato tutto scuro. Facciamo vedere cosa mangeremo. Andiamo, ma chi esce? Tu esco io. Come se fosse una domanda, esco io, non ti preoccupare. Perdonate qui la cenetta in piedi, stasera non possiamo accendere un fuoco perché è vietato qui al Serengeti e ovviamente non possiamo mettere tavolini e sedie, però ci accontentiamo. Cosa abbiamo? Cosa non abbiamo? Ci accontentiamo, qui? No? Abbiamo una cena deliziosa, totalmente vegana. Ho fatto una insalatina di avocado con pomodorini, ho fatto grecica, questo è uno dei piatti miei preferiti, germogli di lenticchie, ma questo non è tuo. Una ricetta che mi ha dato Ellie da Storie di Mano, grazie Ellie, è buonissimo, lo adoro. Questo è kale, cavolo verza che è molto buono anche per salute, e questa è melanzane e peperoni a funghetto in padella saltate, esatto, le mie preferite, esatto, e non vediamo l'ora di mangiare tutta questa delizia perché abbiamo abbastanza fame, vero amore? Mamma mia, guarda quanto ben di Dio, guarda. E restando in tema vegano, visto che abbiamo fatto oggi il safari al Serengeti, qua. La birra ci vuole. Amore, quale beviamo? Safari o Serengeti? Serengeti, provare, visto che siamo qua. Va bene, allora Safari la consegna per domani. Sì. Come vittoria per un safari di successo. Va bene, ok. E buon appetito a noi. Perfetto.